Il teorema dell'impulso in pratica è un modo diverso di scrivere la seconda legge di Newton. Consideriamo un oggetto puntiforme, un punto materiale di massa m sottoposto alla forza totale. Allora, per il principio della dinamica, questa forza totale produce un'accelerazione dell'oggetto. Ora, nella legge di Newton, al posto dell'accelerazione, scriviamo la sua definizione, cioè la variazione di velocità nel tempo. Qui ho considerato un intervallo di tempo finito, ma sappiamo che a rigore dovremmo considerare un intervallo di tempo infinitesimo e la corrispondente variazione di velocità, variazione infinitesima. Comunque andiamo avanti scrivendo la variazione di velocità come la velocità finale meno la velocità iniziale, dove iniziale e finale vanno intese all'inizio e alla fine di questo intervallo di tempo delta t. Delta t è anche l'intervallo di applicazione della forza, cioè la durata per la quale la forza totale viene applicata all'oggetto. Quindi svolgiamo la moltiplicazione mv finale meno mv iniziale, ma queste sono le quantità di moto alla fine e all'inizio, e quindi abbiamo la quantità di moto finale meno quella iniziale, cioè delta p al numeratore diviso l'intervallo di tempo durante il quale è stata applicata la forza totale. In pratica avremmo potuto più semplicemente portare questa massa all'interno della variazione. Quindi massa per delta V è uguale a variazione delta di mv. Quindi variazione di input, di quantità di moto. Dunque questi due passaggi sono il modo rapido di ricavare questa relazione: forza totale uguale variazione di quantità di moto delta P diviso il tempo di applicazione della forza. L'ultimo passaggio consiste nel moltiplicare la forza totale per il tempo di applicazione della forza uguale variazione di quantità di moto. La forza totale per la durata della sua applicazione si chiama impulso della forza totale, quindi l'impulso totale è un vettore che è tanto più grande quanto più la forza totale è intensa e quanto più a lungo viene applicata. Delta T è la durata di applicazione di questa forza. Quindi se vogliamo immaginare una forza che ha un grande impulso, dobbiamo immaginare una forza intensa che agisce per molto tempo. Riconosciamo quindi alla fine una relazione di causa-effetto perché abbiamo a sinistra l'impulso totale e a destra la variazione della quantità di moto. Questo vuol dire che quando un oggetto è sottoposto a un impulso esterno, questo impulso fa variare la quantità di moto dell'oggetto. Questo si chiama il teorema dell'impulso e è soltanto un modo diverso di scrivere la seconda legge della dinamica. Nella seconda legge della dinamica avevamo una forza totale come causa che fa variare la velocità dell'oggetto, quindi produce un'accelerazione. Invece qua abbiamo un impulso totale, cioè una forza moltiplicata per un tempo. Questo impulso totale fa variare la quantità di moto dell'oggetto.